Il trito vagliatore mobile di Dragona sta per rientrare in funzione, ma solo per macinare l'immondizia prodotta nel decimo municipio. L'incendio del TMB Salario, spiega la minisindaca Giuliana Di Pillo, ha oggettivamente prodotto in tutta la città un'emergenza non prevedibile che ci vede tutti coinvolti e che va governata fino a quando non verrà trovata una soluzione. L'impianto tratterà esclusivamente i rifiuti del nostro territorio, non ci sarà nessun aumento di mezzi pesanti sulle strade, nessun cattivo odore, nessun problema di inquinamento ambientale, assicura di Pillo. Nonostante le rassicurazioni dunque il macchinario arrivato di nascosto nell'ex prosider di Viale dei Romagnoli verrà riattivato. La fase emergenziale non è definita, fa notare la consigliera di Forza Italia Maria Cristina Masi e può durare diverso tempo effettivamente in una città come Roma ci sarà sempre un'emergenza non prevedibile da fronteggiare e resta il dubbio sulle cifre. Nei periodi di maggiore attività il tritovagliatore ha trattato circa 60 tonnellate di materiale di scarto al giorno mentre in questa fase Ama vorrebbe portare a Dragona dalle 100 alle 150 tonnellate e se ora l'assessore all'ambiente Alessandro Ieva sostiene che usarlo è un vantaggio per il nostro territorio perché permette di tenere le strade meno sporche Marco Possanzini di Sinistra e Italiana ricorda quando in campagna elettorale gli attuali amministratori a 5 Stelle garantivano addirittura che l'impianto non sarebbe mai nemmeno arrivato nel decimo municipio.